Sicuramente il tema della logistica si incardina sia nel mio intervento che naturalmente come cornice perfetta non poteva che avere questo evento. E abbiamo voluto portare avanti quella che è la posizione dell'impresa italiana, dell'industria italiana, soprattutto del settore alimentare, per cui è vitale il rapporto con la supply chain e col trasporto, evidenziando quelle che possono essere le criticità che noi riscontriamo oggi come imprenditori del settore, ma soprattutto volendo anche analizzare concretamente quelle che sono le problematiche che avevamo ieri, che si ripropongono oggi e che se non viene effettuato un cambiamento si riproporranno anche domani. Sicuramente in un momento, visto che siamo anche ospiti alla cornice di Assolombarda, io riprendo dalla mia chiosa. Noi siamo qui oggi a parlare di industria 4.0, di innovazione tecnica, di evoluzione e di questi argomenti che sono molto importanti e che abbiamo tutti a cuore, ma si badi bene che la viabilità, il traffico, le nostre strade, le autostrade, i porti di cui si è fatto lungo dibattito questa mattina, insomma sono in uno stato un pochettino di lieve sofferenza, mi sento di dire, o addirittura di avere delle problematiche di competitività rispetto ad altri settori e altri paesi, soprattutto che hanno avuto un'evoluzione molto più importante. Sì, chiaramente bisogna aggiungere alle difficoltà che noi già riscontriamo generalmente sulle infrastrutture deficitarie che abbiamo, l'argomento legislativo, perché vivendo in un mondo globalizzato la legislazione non è così globalizzata e quindi in determinati paesi noi corriamo il rischio di essere poco competitivi, di avere dei ritardi a causa proprio dei controlli e degli stop doganali che possono portare, soprattutto nel settore dei freschi e dei freschissimi, a un accorciamento importante della shelf life, che oggi è molto importante per poter lambire i mercati di tutto il mondo.